Bentrovati da tuttomercatoweb.com, grande edizione del TMV News nel day after di una giornata che di fatto nei piani alti ha segnato poco, pochissimo, ma nei piani bassi ha visto la grande vittoria dell'Hellas Verona che evidentemente non muore mai. Parliamo di tanto, parliamo soprattutto della sfida al vertice, Napoli contro Juventus, un Milan di rincorso, una Fiorentina che non molla, l'Inter che vince con Icardi in campo, questo e molto altro, un'edizione odierna del TMV News. Sempre più Napoli e Juventus, settima vittoria consecutiva per i partenopei di Sarri, tredicesima per i bianconeri, per lo scudetto è ormai sfida 2. Rincorsa Champions sulle ali di Bacca, il Milan sogna il terzo posto, Mihajlovic ha trovato la quadratura del cerchio e ha messo Fiorentina e Inter nel mirino. Crisi Ranocchia, secondo errore in altrettante gare per il difensore arrivato dall'Inter a Genova per rilanciarsi, ma l'europeo è lontano. Zeta come Zárate, Firenze sorride grazie ai gol dell'attaccante arrivato dal West Ham, i suoi gol per la Champions, i viola non mollano il sogno. Dunque buonasera a tutti dalla TMV News, è sempre più una lotta tra Napoli e Juventus per quel che riguarda lo scudetto, in programma a breve tra meno di 10 giorni ci sarà lo scontro diretto, vedremo se sarà effettivamente decisivo, certo è che entrambe le squadre non mollano, vince il Napoli, record di 13 vittorie consecutive per la Juventus, una lotta apertissima. Tommaso Bonan, buonasera a te, buonasera a Gaetano Mucciaro. Una lotta apertissima, una lotta bellissima, finalmente dopo anni comunque di dominio della Juventus. Non sta dominando il Napoli, ma sta ampiamente meritando il primo posto con le 7 vittorie consecutive. Un gioco spumeggiante, guidato chiaramente dall'uomo simbolo che è Gonzalo Higuaín, che è arrivato al 23° gol in campionato. È una lotta bellissima. In questo momento anche le altre squadre che seguono a ruota le due di testa hanno vinto, dalla Fiorentina all'Inter, allo stesso Milan che si sta riproponendo in maniera competitiva. Lo scontro diretto che rammentavi prima sarà la sublimazione di questa prima parte di stagione e francamente non c'è una favorita, cioè nonostante la Juventus sia un po' distanziata in classifica non dà per favorito il Napoli, così come il Napoli non è sicuro comunque di ancora allungare in classifica. È una lotta apertissima e aggiungo anche per la Champions League e per il terzo posto, quindi lotta per il titolo e lotta per la Champions. Da anni non si vedeva un campionato così. Ecco, restando però sul scudetto, sulla lotta per il titolo, quanto potrà effettivamente essere decisivo questo scontro che ci sarà il 13 di febbraio tra la Juventus e il Napoli? Ma, non credo tantissimo, perché siamo ancora, insomma, arriverà alla 25esima giornata di campionato, quindi da quel momento poi mancheranno ancora 13 partite, ci saranno anche gli impegni delle coppe europee. Io credo che anzi le coppe europee saranno un termometro molto importante per la volata finale. La Juventus è delle due quella che rischia di più di uscire dalla competizione e insomma paradossalmente diciamo potrebbe a quel punto essere avvantaggiata veramente per il titolo. C'è da dire, insomma, ci sono dei piccoli segnali che in questo momento possono essere a favore del Napoli, perché ricomincia insomma la catena di infortuni della Juventus. L'ultimo è stato Cáceres, che ha finito la stagione priva Allegri di un gol importantissimo. A questo punto la coperta anche in difesa è cortissima, c'è il rischio veramente di non arrivare al termine della stagione con i giocatori al top. Al contrario, il Napoli, oltre a un Higuaín che non si ferma più, ha recuperato Callejon, che da qualche settimana ha iniziato a segnare anche in Serie A e insomma sta dando una marcia in più al campionato e agli azzurri. Diceva Tommaso Bonanna della lotta Champions, hanno vinto l'Inter, ha vinto la Fiorentina, ha vinto anche la Roma contro il Sassuolo martedì scorso, questo a testimonianza del fatto che probabilmente con Spalletti la squadra giallorossa sta ritrovando alcune delle sue certezze e quindi insomma la Roma è destinata a rientrare nella lotta, di fatto c'è già rientrata, insomma sì, a rientrare prepotentemente per la lotta per la Champions. Assolutamente, tu citavi Spalletti, io cito anche il mercato che è stato fatto per Spalletti, chiaramente parliamo della Roma.
Roma. Basti pensare del Shaarawy che ha segnato due gol nelle prime due apparizioni in maglia giallorossa. Anche l'arrivo e l'innesto, i 90 minuti giocati da Diego Perotti, che è stato decisivo anche con l'assist per il gol contro il Sassuolo. È stato un mercato assolutamente decisivo per queste due vittorie, per questi risultati positivi della Roma. L'Inter ha ritrovato il gol di Icardi. Tutti hanno un po' ritrovato i loro bomber, così come la Fiorentina ha trovato e ha pescato il jolly Zaid, poi ne parleremo. Squadre che non vogliono mollare, che nonostante le due di testa, come dicevamo prima, continuino a marciare e non lasciano punti per strada. Questa è sicuramente un'ottima cosa. A proposito di big che si stanno rilanciando, c'è anche il Milan. Ce ne siamo occupati in redazione della squadra rossonera, come di altre squadre naturalmente, ma in particolare anche della formazione allenata da Mihajlovic. Dunque, per fare il punto sul Milan, andiamo in redazione da Lorenzo Di Benedetto. Sì, Lorenzo, buonasera e buonasera a tutti. Hai parlato giustamente del Milan che torna prepotentemente in corsa per il terzo posto, due vittorie consecutive dei ragazzi di Sinisa Mihajlovic, 10 punti nelle prime 4 giornate del girone di ritorno sulle ali di Carlos Bacca, che ha segnato in tutte e 4 le gare. Bacca, il vero protagonista del Milan, ha preso per mano i rossoneri e proverà a portarli fino alla qualificazione per il preliminare di Champions League. Bacca protagonista, però c'è anche un altro protagonista o presunto tale, ovvero Andrea Ranocchia, acquistato dalla Sampdoria per fare il salto di qualità in difesa, e adesso ne parleremo in studio. Linea a te, Lorenzo. Riprendiamo dunque da Ranocchia, questo calciatore che sta incontrando tante difficoltà con la Sampdoria, male con il Bologna, malissimo ieri contro il Torino. Che succede, Tommaso Buonanna, questo calciatore che doveva rilanciarsi con la maglia blu cerchiata? Beh, evidentemente due errori anche abbastanza gravi in due partite, come ricordato giustamente tu, Lorenzo, per un giocatore che sta provando questa nuova avventura per rilanciarsi anche in chiave dell'europeo. In questo momento non sta andando benissimo, forse un po' troppa panchina, Lorenzo, potrebbe essere questa un po' la spiegazione. Deve ritrovare probabilmente il ritmo partita, deve riabituarsi al clima agonistico, Gaetano. Sicuramente, anche perché l'ultima partita da 90 minuti è stata a fine ottobre, ci sono stati poi delle briciole concesse da Mancini al difensore, quindi deve ritrovare il ritmo e anche sicurezza. Chiaramente queste prime due partite e la posizione in classifica della Samp non aiutano. Coinvolgiamo nella discussione su Ranocchia anche un ex apprezzato giocatore della Sampdoria come Alessandro Scanziani. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, che cosa ne pensi della situazione di Ranocchia? Naturalmente i tifosi della Sampdoria si aspettavano un inizio totalmente diverso da parte di questo calciatore che doveva in qualche modo rinforzare la difesa blucerchiata. Beh, è chiaro che quando uno arriva dall'Inter, dalla Juve, cioè da una società blasonata dove ogni partita è chiamato a dare sempre il 100%, il momento in cui arriva una squadra in questo momento come la Samp, così è chiaro che ci si aspetta che ci faccia fare il salto di qualità. Però bisogna essere un po' più realisti e vedere che sinceramente lui è tanto che non gioca, per cui ha perso il ritmo gara, che non è solo ed esclusivamente sotto l'aspetto fisico, ma anche sotto l'aspetto proprio mentale, della capacità di leggere le situazioni, di stare in campo, di capire come muoversi, e in più cioè, sta giocando con 3-4 compagni diversi, diciamo solo quelli per quanto riguarda l'aspetto difensivo, e quindi anche con loro ha bisogno di parlare, di capirsi come muoversi, andare avanti, tornare, ci sono delle condizioni che deve migliorare. Quanto va aspettato quindi questo calciatore, considerando anche comunque la difficile e delicata situazione di classifica della Sampdoria? Ma io penso che per quanto riguarda l'aspetto fisico, in una quindicina di giorni, un mese al massimo, può trovare la migliore condizione e il ritmo gara dal punto di vista fisico. Per quanto riguarda l'aspetto mentale, sicuramente se le cose vanno bene è molto più facile, perché c'è entusiasmo, c'è sicurezza. Quando le cose vanno male, quando poi fai due errori e qualche volta vieni perdonato gli avversari, in queste due situazioni invece sono nati due gol e quindi è un po' più difficile. Però sono convinto che il ragazzo, che conosco personalmente, che è un ragazzo serio, impegnato, che sa quello che vuole, magari ci impiegherà un po' di meno, spero. Tommaso Buonanno.
Sì, sono d'accordo chiaramente con quanto detto. Un mese non è poco, ecco, possiamo, secondo il mio punto di vista, un mese per il recupero. Potrebbe essere pericoloso ai fini della classifica. Potrebbe essere pericoloso Ma diciamo che 10 giorni li ha già fatti, ecco, altre due partite, ecco, però chiaramente magari con meno errori. Sì, con 10 giorni già fatti, diciamo una ventina di giorni, però ecco, chiaramente la classifica della Sampdoria non aiuta certo ad aumentare anche l'autostima della difesa che oltre a Ranocchia poi ha avuto anche altri innesti come Dodò, quindi è un po' il reparto, come diceva giustamente Scanziani, a dover essere registrato. Ranocchia, ricordiamolo, l'ha voluto anche Montella, so, per ripercorrere un po' anche i passi di Firenze con il suo gioco. Vediamo se 20 giorni basteranno, la Sì, Sampdoria e ne ha bisogno adesso. soprattutto Alessandro, prima di salutarti, dovrà essere sostenuto non soltanto dal tecnico, ma anche dall'ambiente blucerchiato, perché insomma, dopo due errori così, probabilmente lo stesso giocatore potrebbe abbattersi. Sì, indubbiamente. È chiaro che essendo anche un ragazzo molto sensibile, il primo ad abbattersi è lui, consapevole degli errori fatti, che questi errori sono costati 2 gol, questo mi sembra evidente. Però quello che è fatto, è inutile stare diventati matti a pensare agli errori fatti, ormai bisogna sempre guardare davanti che questi errori servano per migliorare, per non ripeterli, e se migliora la condizione atletica e psicologica. Credo, presumo che questi errori non li faccia più, insomma, perché sono abbastanza stati 2 errori banali, non di concetto, proprio tecnici, ecco. Quindi dal punto di vista tecnico non si può mettere in discussione come Ranocchia, ecco. Perfetto Alessandro, grazie mille per il tuo contributo e buon proseguimento di serata. Parliamo Grazie mille anche a voi. anche di Mauro Zárate adesso, il giocatore ex Lazio, ex Inter, che si sta rilanciando alla grande con la Fiorentina, a giudicare dal gol messo a segno ieri, l'autentica magia che ha regalato i 3 punti ai Viola contro il Carpi, un Zárate che sta dimostrando di avere le motivazioni giuste per rilanciarsi nel nostro campionato. Tommaso Bonanno. Sì, un gol bellissimo che ha rimesso in piedi una partita, quella contro il Carpi che si stava spingendo verso un triste, se vogliamo, 1-1 e che ha salvato anche un clima che non era particolarmente disteso, particolarmente positivo anche per tutte le considerazioni di mercato che stanno aleggiando intorno alla Fiorentina in questo momento. Un gol bellissimo che lo rilancia sia dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista collettivo della squadra, visto che la Fiorentina, grazie alla vittoria col Carpi, è riuscita a mantenere le distanze sia con le squadre davanti che con le squadre che la seguono in classifica. C'è da ricordare, Lorenzo, che Zárate è l'unico acquisto dei 5 in entrata della Fiorentina fatti a gennaio definitivo, cioè non in prestito. Quindi evidentemente la Fiorentina punta forte su Zárate e Zárate ha dato la prima risposta proprio nell'ultima giornata di campionato. Gaetano Mociaro, Lotito può mangiarsi le mani per Zárate? Ma direi di no, anche perché Lotito aveva riscattato Zárate dopo una prima ottima stagione, ancora nessuno lo conosceva, i difensori non avevano preso le misure, poi l'anno successivo è stato riscattato per 20 milioni e non ha reso come ci si aspettava. Alla fine il suo modo di giocare è diventato abbastanza prevedibile e poi anche l'anno successivo all'Inter ha deluso le aspettative e anche in Inghilterra non ha certamente lasciato un ottimo ricordo. Diciamo che si è riscattato nel campionato argentino che è di livello decisamente più basso. In questo momento è partito benissimo, ha fatto un gol alla Zárate perché l'argentino ha questi colpi. Io, insomma, fossi però nei Della Valle e nei tifosi della Fiorentina, diciamo, non riporrei troppa fiducia nei confronti di un giocatore che ha Quantomeno, insomma, sempre. aspetteresti altre prove. Sì, aspetterei altre prove sicuramente. Allora, sul mercato della Fiorentina e su Zárate, a proposito del mercato, oggi c'è stata la conferenza stampa del DG Viola Andrea Rog che ha definito il mercato della Fiorentina soddisfacente. Dicevo, su questi due temi, sul mercato e su Zárate, sentiamo anche il parere di Riccardo Galli, giornalista della Nazione, e con le parole di Riccardo Galli ci salutiamo. Dunque, grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Complessivamente, che voto dai al mercato della Fiorentina? Io do la sufficienza netta, cioè un 6, non tolgo niente, non aggiungo altro, semplicemente per una ragione, perché comunque la Fiorentina ha innestato in rosa 5 giocatori, due dei quali secondo me di buona prospettiva, come Teio e Zárate, prospettiva stagionale, poi Teio dovrà essere riscattato, gli altri possono essere delle riserve importanti. Era un mercato, poteva essere un mercato da 7-8 se fosse arrivato il difensore vero, cosa non è arrivato. Quindi per i 5 colpi io do un 6, altrimenti darei qualcosa in meno. Chiusura su Zárate, sulla magia di ieri.
Sì, questo davvero è la stranezza del mercato, anche perché ha fatto una cosa straordinaria. Sembra lo Zarate che forse arrivò per la prima volta in Italia con quei colpi che avevano stregato prima la Lazio, poi l'Inter, poi chiunque altro. Zarate ha fatto un'ottima cosa, una cosa bellissima, importante, lo ripeto, sono gli scherzi del mercato. Fino alle 20 ore prima forse il mercato della Fiorentina era assolutamente bocciato, si è trovato uno Zarate che, se fosse così, il giocatore che entra e ti aiuta in questo modo, sarebbe un colpo perfetto. Non credo sia sempre così. Tornando all'episodio con il Carpi, ha fatto una giocata da numero uno, da fenomeno. È andato via il fenomeno Rossi, forse la Fiorentina ha trovato un altro in Zarate.